Convocato dal presidente Massimo Alparone, il Consiglio Comunale di Caltagirone tornerà a riunirsi come di consueto nell'aula Luigi Sturzo alle ore 20 di venerdì 4 novembre per occuparsi dei seguenti argomenti: chiedere la riapertura dello sportello polifunzionale di riscossione Sicilia Spa di Via Tevere a Caltagirone, interventi di ripristino e salvaguardia dell'incolumità dei cittadini in aree pedonali e definizione di un protocollo esecutivo che garantisca il ripristino dei luoghi pubblici oggetto di lavori e gestione del GAL Calat. L'STET comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale per operatore socio-assistenziale, tecnico di accoglienza turistica e operatore specializzato o agenzia turistica. I corsi, gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, sono destinati a tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni. A tutti i corsisti verrà corrisposta un'indennità giornaliera di 4 euro. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla sede in via degli Studi 2 a Caltagirone o chiamare il numero 0933 56 24 8. Scadranno lunedì 7 novembre i termini entro i quali adempiere all'obbligo di corretta manutenzione della vegetazione lungo le strade, le ferrovie e i percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico, posto da ordinanza del sindaco Gino Ioppolo ai proprietari di aree, terreni e giardini, compresi i condomini confinanti con le vie pubbliche e di uso pubblico. L'ordinanza è finalizzata a prevenire i pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica connessi alla caduta di rami, alberi e vegetazione in genere, specie nel corso di eventi meteorologici di particolare intensità. Previste sanzioni amministrative e pecuniarie per i trasgressori. Domenica 6 novembre alle ore 11 il vescovo Monsignor Calogero Peri presiederà in cattedrale la solenne Eucaristia per il conferimento o la conferma del mandato per il Ministero straordinario della Comunione Eucaristica per tutti coloro che collaborano in questo prezioso servizio coi parroci. Si tratta di una schiera di volenterosi samaritani che, opportunamente preparati, vengono chiamati ad accompagnare con un incarico specifico quei fratelli della comunità diocesana che, a motivo della loro condizione di difficoltà e sofferenza, vivono sovente una marginalità che non di rado si fa solitudine e che invece chiede di essere confortata con particolare sensibilità pastorale e non soltanto con il servizio della comunione eucaristica. Nell'ambito dei festeggiamenti per il bicentenario della diocesi di Caltagirone, domenica 6 novembre la comunità di Mirabella in Baccari si recherà in pellegrinaggio in cattedrale. Il programma prevede: alle ore 15:30 partenza col pullman dalla rotonda, alle ore 16:30 Santo Rosario nella Basilica di San Giacomo. Alle ore 17 processione col quadro della Beata Vergine Maria verso la cattedrale. Alle 18 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Calogero Peri. Venerdì 11 novembre alle ore 17 presso il Salone di rappresentanza del Comune di Caltagirone si svolgerà l'assemblea pubblica indetta dalla CGIL di Caltagirone sul tema Licodia Eubea Libertina, l'Eterna Incompiuta. Dal 15 novembre fino al 25 dicembre si potranno effettuare donazioni in cambio di premi attraverso il sito eppella.com per sostenere il progetto dal titolo Piantiamo insieme il bosco del terzo millennio. Lo scopo è quello di proseguire attraverso il finanziamento la riqualificazione e rinaturalizzazione del bosco di Santo Pietro attraverso la piantumazione di querce e altre piante tipiche della macchia mediterranea. Il progetto fa riferimento all'iniziativa di Ramarro Sicilia denominata Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea.
che verrà stipulata il 21 novembre presso il Palazzo Municipale di Caltagirone e che punta a impegnare tutti i sindaci dei comuni siciliani nella promozione, conservazione e tutela della tipica macchia mediterranea in considerazione della sua importanza per l'ecosistema, il clima e la qualità della vita. L'invito lanciato da Ramarro Sicilia a tutti i soci, amici e simpatizzanti è quello di partecipare alla sottoscrizione seguendo il progetto sui social network di riferimento Facebook Ramarro Sicilia sede regionale o Twitter @ Ramarro Sicilia. Venerdì 18 novembre lo spettacolo Come vivo acciaio inaugurerà la stagione teatrale 2016-2017 del Teatro Politeama con la direzione artistica di Filippo Annaro. Lo spettacolo, con protagonisti Andrea Bosca ed Elisa Galvagno, è presentato dall'associazione La Ginestra.